Old England. Osservatorio privilegiato nel comune di Pietrasanta, quindi raccoglie un po' gli umori dei cittadini qui, che si riversano critiche. Quindi due parole, mi devi una testimonianza su queste primarie, visto che sei anche un attento lettore della cronaca pietrasantina. Stavo guardando che... un bel film. Lo so, ma è più importante questo. The question is if you could choose something to show up in the next. Però questo è un ricatto. Chiamalo come ti pare, però. Sei rivestito delle capacità di intervenire come fanno i grandi fotografi, intervistatori al volo. Certo. Lei, onorevole, cosa ne pensa di quello che è già stato fatto, che tutti dicono? Per cogliere l'essenza delle persone. Allora, tre candidati, una coalizione che è riuscita a durare 5 anni. Con alti e bassi, intanto che pensi di questi tre candidati? Ma nessuna sensazione particolare, io penso che il problema sia anzitutto uno, molto semplice, con quel vecchio detto che hanno qui, senza l'Hillary non si l'allera, quindi dove ci sono i soldi, quando verrà finita, chiusa o almeno tacitata quell'insieme di disposizione che sembra fino all'anno prossimo sarà intoccabile, e dopodiché discutere su quello che sarà la disponibilità di denaro, su quello che deve essere fatto, cioè che tipo di investimenti, strade, turismo, fiori, esposizioni. Allora, quindi, voto di questi 5 anni di amministrazione Lombardi? Ma a credere a quello che si sa, quello che è stato detto, pubblicato, e quindi non ho dubbio che sia vero. Da un punto di vista amministrativo direi un voto di 10. 10? Tanto. Amministrativamente parlando. Se è vero che hanno fatto sacrifici, facendolo pesare ancora relativamente, mi sembra, sulla cittadinanza, va bene, non avranno fatto alcune cose, non avranno tagliato l'erba, però questa è una cosa di relativo valore, diciamo così, potremmo anche tagliarsela noi tante volte, se solo per quello. Quindi dal punto di vista amministrativo, se era così grave, dovrebbero aver fatto un buon lavoro, quindi un buon voto. Il resto, sai, quando il problema è grande è meglio risolvere il problema grande, le altre cose vanno in seconda battuta. Bene, elezioni, vince un ipotetico sindaco. Un consiglio che gli daresti, soprattutto per il turismo, visto che te hai un'attività, diciamo, cosa si potrebbe fare, cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto. Il discorso diventa molto grande perché coinvolge non solo una tabaccheria, ma coinvolge, diciamo così, il tessuto. Oggi come oggi il turismo, non solo a livello locale ma anche nazionale, rappresenta una bella fetta del cosiddetto PIL locale. Quindi penso che ci sia da rivedere la comunicazione, io direi senza dubbio l'accoglienza deve essere organizzata, quelle cose che si rompono non devono essere lasciate lì ma cambiate o aggiustate, i parcheggi con una tolleranza sufficiente soprattutto in quei pochi momenti in cui c'è un grande afflusso, affluenza. Ce ne sono, ma in tanti momenti a quanto pare non erano sufficienti. E una cosa ideale sarebbe evidentemente, soldi a parte, sempre lì, fare il museo di Buzzati, trasformarlo in un museo all'americana, cioè con gli spazi, ne hanno fatto uno bello qui a Milano, qui in America. Vabbè. Quindi più, curare di più gli eventi? Curare di più gli eventi, far intervenire di più, motivare di più. La situazione finanziaria generale non è che sia quel tanto interessante che tutti quanti possono mettersi soldi, una delle mani in tasca e tirare fuori qualche soldo.
perché il problema che ha l'amministrazione l'abbiamo poi un po' tutto, uno è un problema che si riverbera uno sull'altro. Quindi potrei solo dire, non so chi potrà vincere, auguri di buon lavoro, perché penso che ce ne sia tanto da fare. Allora, ti ringraziamo per la tua testimonianza, anche se un po' rubata, perché ti stavi vedendo un film, ma era un'occasione che non potevo perdere. No, vabbè. Grazie. Beh, figurati.